Allora, sono Grassi Stefano, posso dire una cosa un po' strana, cioè non sono proprio locale, ma ormai sono 32 anni che vivo il fiume, navigo sul fiume. Il Po è l'idea che abbiamo deciso di seguire ben prima di capirne davvero il senso. Stefano era lì ad aspettarci, come a comprendere la necessità di farcelo trovare. Solcarlo è stato un atto d'amore e in un istante ne eravamo parte. Fatto 20 anni anche con una casetta galleggiante e la passione della pesca è degenerata, passione, malattia per arrivare fino a stile di vita. E sono qui da 32 anni sul Po e da 2 anni a questa parte siamo partiti con questo progetto del River Passion e cominciamo a fare un po' di turismo. Proviamo a fare un po' di turismo sul fiume e per adesso, devo dire la verità, la risposta è ottima e siamo molto contenti. Come dicono in tanti, il nulla nel centro della parte più densamente popolata d'Italia. Infatti, purtroppo ha questa etichetta. Tante etichette se le porta dagli anni 90, col crollo un po', l'inquinamento e tutto, tanta gente se n'è andata. Una buona ripartenza, è arrivato anche uno scopo, cioè la pesca al siluro, tanti pescatori sono tornati. Ultimamente altri problemi che sono passati poco sui giornali, sul telegiornale, è stato l'effetto del bracconaggio. Abbiamo vissuto 10-12 anni incredibili, persone che ci venivano a distruggere il fiume e portarvi i pesci, e in più l'altro fenomeno parallelo dei furti dei motori. Purtroppo quello ha aggravato e ha ancora allontanato tante persone che prima vivevano il fiume, perché chi pescava regolarmente si trovava un po' in difficoltà nella pesca, e in più chi aveva un'imbarcazione alla notte, ahimè, quando arrivava la mattina non trovava più nel motore, nell'imbarcazione, e queste cose qui hanno un po' complicato il fiume a livello persone. Da qui una buona ripartenza, finalmente i due fenomeni. Uno ha visto 160 persone arrestate, dunque era un business incredibile. L'altro adesso come adesso è abbastanza tranquillo e da qui una ripartenza. E col River, ultimamente, la risposta della gente che viene a vivere il fiume, sia per un semplice giro aperitivo che per una pescata di 6 ore, un giorno, una settimana. Ma ci sono mille vite, per me la passione del fiume va oltre un po' tutto e io quando sto lontano un giorno dal fiume ne sento già la mancanza, cioè per me girare sul fiume vuol dire pace e tranquillità. Adesso vabbè, ci vivo e ci lavoro e sono contentissimo prima. Uno dei tanti motivi di venire sul fiume era anche di trovare questa pace, questo relax, questo nulla dallo stress del lavoro, della routine quotidiana, mescolato giustamente alla mia grande passione per la pesca al siluro, e da lì bingo. Io quando venivo qua, come dicevo, tutti spegnevo i pensieri e ricaricavo le pile e da lì sono ancora qua. Parte il fiume, tocca 4 regioni, sono poi 5 alla fine, e da lì già siete partiti da volano, forse avete già visto come cambia da provincia a regione un po' l'accoglienza. Cioè l'accoglienza secondo me è ottima sul Po a livello, io parlo del nostro tratto reggiano, secondo me siamo molto avanti. Il progetto è proprio di riportare la gente, di accogliere la gente e togliere i pregiudizi e riportare la gente sul Po per vivere questo ambiente unico. Dopo è chiaro, un mantovano, come avete visto, è un po' più restio, però alla fine, una volta che si scioglie, che si arriva, tutti sull'asta del Po danno una mano a tutti. Cioè alla fine siamo fatti così, semmai non ci vediamo per tempo, ma quando uno ha bisogno, arriviamo. Il valore che passerei a Emilia, ma il rispetto per la natura e per l'ambiente, perché il Po purtroppo non l'ha vissuta. Cioè il Po negli ultimi 30 anni, fra chi si è dimenticato e chi l'ha abbandonato e chi l'ha inquinato, cioè noi, che mi ci metto in mezzo anch'io, sì, il rispetto di ritornare a riportare il fiume come era una volta, al grande fiume, anche a livello qualitativo, che ancora lì c'è ancora tanto da fare. Forse con le nuove generazioni, Emilia e così via, lavoro fatto bene a scuola, un progetto
può arrivare. Il futuro del fiume, come quello di ogni cosa a cui teniamo, è fatto di tempo, cura e rispetto. Stefano ci ha fatto vedere il mondo per primo, da dentro quel corso. E noi sappiamo che tutti quelli come lui sanno costruire valore che rimane. Quel solco rimarrà dentro di noi.